Salve, ci ritroviamo qua all'ottava lezione e a questo punto, dopo aver ultimato il quadro, dobbiamo decidere se confezionarlo. Come si confeziona? Si confeziona montando il quadro su una superficie di pigo adoperata come materiale e compensata, ma potrebbe essere anche fatta con cartone compensata. Quei cartoni che ci sono di un certo spessore che rimangono rigidi e si comportano come un legno. Una volta montato il compensato, che viene incollato con una colla rapida, è una colla vinilica, ma ecco, come diceva, perché si dà e dopo circa un quarto d'ora quasi quasi si può adoperare già il quadro, perché rimane bloccato, serve il tempo per farla seccare completamente. Ad ogni modo, una volta montato il compensato, bisogna dargli un colore, perché ha bisogno il quadro di essere isolato dal resto della parete dove questo quadro poi andrà a finire. Siccome ci sono delle pareti bianche, solitamente bianche, ma ci sono anche delle abitazioni dove ci sono delle pareti colorate, quindi abbiamo bisogno di isolarle, e questa è la funzione del prospetto. Il colore, io scelgo un colore bianco sporco, un avorio un po' grigio, insomma un colore che mi fa comodo, anche perché il colore che mettete nel prospetto non deve trovarsi nel quadro, perché altrimenti invece che esaltarlo gli diamo meno importanza. Io ho scelto come colore del passepartout un bianco avorio, anche questo è una tinta acrilica che si dà sopra un pennellino, così, una piccola pennellessa. Stendendolo bene. Il grande vantaggio di questo colore è che secca subito. Secca subito, nel giro di pochi minuti, se il tempo non è umido, se il tempo, l'ambiente non è eccessivamente freddo, questo colore secca subito. Adesso vi faccio vedere qui, ho lasciato delle zone dove ho tinto poco, ci si può ritornare diverse volte sopra, fare una mano, due mani, tre mani. Ecco, mi sembra che a questo punto, vedete, vado ritoccando le zone dove avevo lasciato, per farvelo vedere naturalmente, avevo fatto delle zone non di niente. Ecco, a questo punto voglio pensare alla cornice. Ecco, allora, una cosa che non vi ho detto e che mi interessa dirvelo è che io le cornici me le faccio da solo. Mi diverte, è un momento distensivo, mi allontano dai colori, dai pennelli, dal pensare a qualcosa di artistico e divento artigiano. Mi sono ovviamente attrezzato, adesso vi faccio vedere come funziona. Anche se ho 103 anni ho ancora la voglia di faticare, mi taglio un pezzetto. Perché è lungo, perché è orizzontale, ecco. Questo è il primo taglio. Accanto a questo qui sarebbe già un lato, non vi faccio tutta la cornice perché si perderebbe troppo tempo. Di questi ne taglio 4 a seconda del formato che mi interessa, e poi con delle colle, e vi ho fatto, forse ve l'ho già fatta vedere, con la stessa colla con la quale io ho incollato il passepartout, incollo la cornice. Naturalmente non importa, ci vorrebbe un morsetto, metto la colla e poi con degli scotch la tengo ferma, questa colla secca subito, nel giro di un quarto d'ora, mezz'ora abbiamo la cornice fatta. Io la cornice l'ho già preparata perché è lungo, il taglio, incollaggio, io poi le cornici me le dipingo a modo mio, a seconda del quadro che faccio. Quindi questa cornice vi faccio vedere come si monta. Monto così.
E poi ho fermato con il diciamo, io naturalmente sono attrezzato, ho uno sparacchiodi, quindi faccio presto il chiodato, metto con dei chiodini la pazienza e il martello. Ecco qua. Il quadro. Ecco l'uscita. Allora, ultima operazione. Il quadro è finito. Non ci rimane che attaccarla al chiodo. E ci apre il chiodo. Pronto. Ecco fatto. Eccoci qua. Ogni volta abbiamo questa grande soddisfazione, attaccare un lavoro che ci ha costato fatiche, sudori, spremute del cervello per riuscire a fare qualche cosa, quando l'attacchi al chiodo la cosa è fatta e speriamo che piaccia alla gente che passa di qua. Prima di salutarvi devo raccontarvi un'altra cosa divertente e interessante. In tempo di guerra, subito dopo la guerra, naturalmente corniciai, materiale per gli artisti, non esisteva, non c'era. Allora io ho dovuto inventarmi le cose. Sapete con che cosa l'ho fatta? Con la carta questa. Sono venute delle cornici molto interessanti, nuove, diverse, perché naturalmente con la carta questa puoi fare delle cose che con legno non ci arrivi a farle. Chissà che un giorno non riesco a farvelo vedere. Ciao, ci vediamo alla prossima lezione.